grazie a Ferruccio Capelli, alla Cassa della Cultura per questo ennesimo invito. Inutile che ripeta che mi sento a casa qui con voi. Sono anche grato per la presenza del presidente amministratore delegato del gruppo GEMS, Stefano Mauri. Grato anche alla presenza di Cristina e di Claudia Moro della Volati Boringhieri. Quindi la Volati Boringhieri ha avuto una grande generosità nel fare tradurre questo volume americano, che era uscito nel 2015 e che è stata una cosa abbastanza importante, perché è vero che una Festschrift, ma in genere, come diceva Mario Ricciardi, però in genere le Festschriften sono fatte di testi che non affrontano quasi mai o pochissimo, salvo rare eccezioni, il pensiero dell'autore festeggiato. E invece in questo caso tutti gli interventi sono dedicati sostanzialmente al mio lavoro, quindi sono stato, è la Festschrift che preferisco, sì, cioè nel senso quella che si limita ad onorarmi, tutto sommato mi lascia abbastanza indifferente. Quindi sono molto contento anche del modo molto, molto serio, molto chiaro con cui voi avete posto le domande a me, e nel merito del mio lavoro. Mario Ricciardi, con due provocazioni fondamentali, cioè la provocazione che riguarda la concezione del sé come cavità teatrale o come cavea teatrale, poi la provocazione riguardo al liberalismo politico, e il mio caro amico Carlo Sini, appunto ponendomi la questione filosofica doppia, duplice, difficilissima, ardua, della rappresentazione e della chiarificazione di una serie di mie tesi, in particolare cosa si intende per universalismo della differenza. Una premessa rapidissima. La questione filosofica fondamentale, se vogliamo parlare di filosofia e non di altro, riguarda la nostra capacità di rappresentarci, il nostro presente. Io sono convinto di non averlo rappresentato ancora. Ho usato una formula ossimorica, universalismo, perché io sono un universalista, sono un anti-antilluminista, come Salvatore Vecca per altro verso, e forse anche come Mario Veggetti, la cui presenza qui mi onora e mi fa anche molto piacere. E quindi, ma io sono convinto che ancora a lungo, in questo interregno in cui ci accade di vivere, una formula, interregno è un termine adoperato da Gramsci naturalmente, io l'ho adoperato in un altro senso nella prima edizione di Passaggio Occidente, e poi Bauman l'ha ripresa dopo che ha visto il volume tradotto in inglese, e si è anche lui appropriato di questa formula, che è una cosa che mi rende molto felice, perché se un personaggio della statura di Bauman dice che viviamo un interregno tra il non più del vecchio ordine internazionale, interstatale, e il non ancora di un nuovo ordine sovranazionale che stenta a delinearsi, allora è in questo interregno in cui rischiano di prodursi ibridi mostruosi, ancora a lungo, dicevo prima, ci toccherà scrivere con una mano la parola universale e con l'altra mano la parola differenza, resistendo alla tentazione di scrivere entrambe le parole con una mano sola, la destra o la sinistra, perché in entrambi i casi sarebbe la mano sbagliata.
dobbiamo in qualche modo, dico, sapere che lavoriamo su due dimensioni che ancora non sono dialetticamente ricomponibili. E quindi ha ragione Carlo nel ravvisare un'attitudine non dialettica nel mio modo di pensare. La rappresentazione. All'inizio dell'età moderna, e questa è la mia diciamo il risvolto della mia tesi, all'inizio dell'età moderna, a partire dall'umanesimo in poi, abbiamo avuto una grande potenza della rappresentazione, della scena pubblica. Si creava una nuova scena pubblica. Il Leviatano Besiano è il teatro della nuova rappresentazione della sovranità politica, è teatrale quella scena, anche, no? Artificio del Leviatano. Ma ciò che restava enigmatico all'interno della rappresentazione del moderno e veniva delegato poi a altre discipline, la psicologia che nasceva, l'antropologia che nasceva, ma soprattutto alla letteratura, al romanzo, che viene poi sviluppandosi a cavallo tra il 600 e il 700 e poi esplode nell'800. Ciò che era enigmatico era la sfera privata. Oggi non è che non ci sia più rappresentazione, ne parlavo ieri con Cacciari in un ennesimo festival ad Amelia, diceva Massimo Cacciari, non c'è più rappresentazione. E no, c'è rappresentazione del privato. Il privato è trasparente, le reti private sono trasparentissime. Ciò che è enigmatico è la scena globale. Il vero enigma è che cosa sta accadendo all'interno della dinamica globale. Si è ribaltata la questione della rappresentazione. E il globale, a mio parere, non è più riconducibile a una immagine unica, sicuramente non un'immagine cartesiana, neanche un'immagine euclidea. È una spazialità non euclidea, nel senso che il globale è una coabitazione conflittuale. Questa è da tempo la tesi che ho cercato di documentare, almeno documentare, di due tendenze, proprio come una coppia che sta in casa e litiga, quindi immagine molto familiare, no? Una tendenza alla uniformazione economica, tecnologica, comunicativa del mondo, grazie poi alla potenza delle tecnologie post-elettroniche del tempo reale. Io non arrivo a dire quello che dicono, come diceva il mio amico appunto Manuel Castells, che poi ripetono oggi i post-operaisti. Globalizzazione è una Silicon Valley globale. Dico una cosa che ho già sentito, non è una novità, non è una... Sì, c'è quello, sicuramente c'è quello, c'è una comunicazione prossima al grado zero dell'istante che scavalca i confini, tendenzialmente almeno, ma per l'altro verso la globalizzazione induce un fenomeno esattamente opposto e tuttavia in relazione interfacciale, che è la diaspora delle forme di vita. Locali sì, ma non localizzabili in senso euclideo. È un locale che troviamo dentro il cuore stesso delle metropoli occidentali. Se volete andare a vedere le forme di ribellione identitaria violenta, oltre che di povertà estrema, le trovate a Los Angeles. Chi è stato a Los Angeles sa che trova gli homeless più poveri e disperati del pianeta, ancora più di quanto non li trovi a Calcutta. E quindi è un locale che ormai è tutto interno alle metropoli globali. E aggiungo ancora un'altra cosa.
noi stiamo facendo i conti con la fine di una narrazione, usiamo questo termine abusato, di una narrazione occidentale, che era fondamentalmente nella una escatologia secolarizzata, anche nella forma liberale, cioè nel senso che abbiamo affidato al tempo, avete detto, tu hai detto prima Maria, all'accelerazione, abbiamo affidato all'accelerazione la soluzione dei nostri problemi, no? Ora, quella visione escatologica che noi avevamo affidato al tempo, quella fine del mondo che avevamo delegato all'azione del tempo, ce l'abbiamo davanti a noi come prodotto dello spazio. Il mondo è finito spazialmente, non temporalmente. Grande intuizione di Paul Valéry, nei famosi Regard, no? Che lui ha tirato fuori nel periodo fra le due guerre, in particolare 1928, no, la cosa. Noi stiamo vivendo l'epoca del mondo finito, il mondo è finito, non possiamo andare oltre, ma questo mondo finito è fatto di pieghi imprevedibili, di enigmi, è esattamente la dimensione pubblica che appare non prevedibile, è piena di sorprese. L'eterogenesi dei fini che prima era attribuita dall'economia politica moderna alle azioni individuali, oggi riguarda l'intero modo di funzionare della scena pubblica e dello spazio pubblico. E qui vengo molto rapidamente al merito di quello che voi avete detto, cioè io ho letto da diverso tempo Stuart Hampshire, ma e tra i tanti autori che ho letto, forse in parte anche metabolizzato, ma con i quali non mi sono mai confrontato in modo esplicito. Tu hai perfettamente ragione nel dire che la Stuart Hampshire è un autore che dice una cosa che per altro verso dice anche Habermas, non è che non lo dica anche Habermas, cioè che non esistono dei soggetti prima della interazione comunicativa, pubblica comunicativa, ma lo dice anche Carlo Sini da un sacco di tempo questo. Non dobbiamo aspettare gli stranieri per buona parte della filosofia italiana, queste cose le aveva dette anche prima, Sini le dice prima di Habermas queste cose qua. E lo stesso termine intersoggettività è fuorviante, perché ci dà l'idea che si diano dei soggetti precostituiti prima dell'interazione. E invece l'interazione costituisce i soggetti. E quello è il nodo fondamentale. Poi l'ha detto anche Habermas. Questa interazione non è soltanto dialogica. E lì la mia prima critica ad alcuni aspetti del liberalismo politico. Non è dialogica, è conflittuale. La chiave della comunicazione non è l'intesa, come dice Habermas, e per altri versi anche Rawls. Di Habermas sono molto amico, Rawls lo ammiro immensamente, è un grandissimo autore, non ha bisogno che sia io a ripetere, non avrebbe bisogno, se fosse vivo, che fossi io a ripeterlo qui. Ma la vera chiave della comunicazione non è l'intesa, il dialogo è la convergenza, l'accordo, ma è il malinteso. Se volete il fraintendimento, dicevamo ieri con Cacciari, diceva vabbè, però noi ci fraintendiamo e lasciamo aperta la possibilità di intenderci oppure invece di malintenderci. La condivisione, esatto, condivisione. Però, diciamo, è lì il punto fondamentale. Allora, vuoi sapere la mia idea? Io ho una visione della storia completamente diversa da quella di Marx. Non ritengo che la soggettività libera, il desiderio di libertà, necessariamente venga fuori con la costituzione dei soggetti che sono determinati dalla meccanica o dalla dinamica, se si vuole, dei modi di produzione. La spinta alla libertà c'è sempre stata,
a partire, non so, da Spartaco, a partire dalle ribellioni del mondo antico. E l'unica speranza che noi abbiamo è che tutti questi blocchi di potere che si determinano alla fine devono fare prima o poi i conti con questa spinta delle comunità umane a liberarsi. La libertà viene prima dell'eguaglianza, in quanto è il motore energetico fondamentale dell'eguaglianza. Io di questo sono stato sempre convinto, non da ora. La mia formazione, diciamo, legata a Marx, io sono più che un marxista, non amo gli ismi, un marxiano, forse anche un marziano, ma ritengo che la lettura più seria di Marx sia fondamentalmente quella che fa emergere questa spinta fondamentale alla libertà e dunque anche la libertà. Ciò detto, il teatro dell'io è un'espressione di Locke e poi di Hume. Non dimentichiamo, un autore che io amo immensamente, Hume, in questo sono molto deviante rispetto a una serie di miei compagni di viaggio, di strada, anche nell'ambito della filosofia. Hume ha detto benissimo che noi non siamo altro che una cavea teatrale nella quale riecheggiano le voci, le figure, le immagini, delle cose che hanno influito su di noi, delle persone che hanno influito su di noi. Noi siamo un composto di tante identità, ma siamo singolari, siamo delle singolarità assolute nella maniera in cui componiamo tutti questi elementi. La metafora jungiana che sostituisce all'idea del sovrano, dell'io sovrano, l'idea, diremmo oggi, del regista che tiene insieme le varie componenti, le componenti plurali della nostra identità, sta a significare una cosa che hanno chiarito anche gli scienziati che operano nell'ambito della genetica, cioè ciò che caratterizza la nostra identità non è la biologia, non i due gemelli separati alla nascita, ma i due gemelli omozigoti che vivono la stessa vita, sono diversi nel momento in cui hanno diverse esperienze, incontri diversi. Come diceva Walt Whitman, anche io amo il mondo anglosassone, I contain multitudes, io contengo moltitudini, ma il modo in cui noi le conteniamo è assolutamente unico, perché le nostre biografie sono assolutamente uniche, non replicabili, non clonabili. E questo naturalmente chiama in causa una serie di altre cose. Qui vengo ai problemi che Carlo Sini ha posto. Io ho la sensazione che il mondo globale non è più un mondo centrato, sicuramente non ha centri, non è più, come dire, comprensibile col paradigma centro e periferia, nel senso che i fenomeni di periferizzazione del centro sono fenomeni intravisti anche da grandi autori nel passato. Se uno pensa a un grandissimo testo, secondo me filosofico, come Il labirinto della soledad di Octavio Paz, che ha formato generazioni di intellettuali latinoamericani. E beh, lui dice chiaramente: noi assistiamo a un fenomeno di periferizzazione del centro andando a vedere Los Angeles. No, vai a trovare il centro a Los Angeles, ma non c'è. Tu vai avanti, ti sembra di avere un accumulo di periferie, come diceva mio vecchio amico Renzo Rossellini, che con la che può trattare dall'alto in basso, chiamandosi Rossellini,
anche tutti quanti gli hollywoodiani che vivono a Los Angeles. Dico: ah già, ma che te credi che sia Los Angeles? È una gigantesca ladispoli, cioè sembra praticamente un piccolo centro sul mare di casette piccole, come quello che c'è appunto, quello che è ladispoli nei pressi di Roma, e che tutto sommato è quella realtà lì. Non è che poi sia, sì, poi ci sono una serie di altre cose, ma fondamentalmente c'è un disincanto sulla natura di determinati agglomerati urbani. E questo fenomeno, a mio parere, significa che non abbiamo più centro e periferia. Hanno ragione quelli che dicono che il globale è caratterizzato dall'assenza di centri, come dire, saldi e costituiti. E tuttavia non è però non è un mondo liquido, è un mondo sicuramente dove i flussi giocano un ruolo importante, ma i flussi non si danno, le correnti non si danno senza le fonti. Neanche la corrente elettrica c'è, è una corrente sicuramente, ma senza la fonte di energia e anche tutto ciò che viaggia nel mondo globale, senza i poteri di fusione sia del capitale globale finanziario sia i poteri di fusione delle varie multinazionali, alcune delle quali hanno un reddito, come dire, producono ricchezza come 3-4 stati medi, E beh, è evidente che sono dei poteri di fusione che determinano sicuramente una circolazione e una dislocazione dei centri, ma determinano però la logica di un mondo che tutt'altro che liquido è invertebrato, dove, ripeto, le correnti e i flussi vanno relazionati sempre alle dinamiche di dislocazione costante dei nuclei di potere e questo significa, a mio parere, che all'interno del mondo globalizzato dobbiamo distinguere almeno tre strati, tre faglie di conflitti. E qui vengo un po' alla conclusione, perché la prima faglia di conflitto, ovviamente, è quella materiale, cioè il mondo globale è un mondo in cui le diseguaglianze sono cresciute. Sì, certamente molti milioni di persone sono entrati a far parte della dinamica economica e sociale globale, sicuramente. Ma la forbice si è allargata, e anche rispetto al famoso libro di Amartya Sen sulla diseguaglianza, come hanno avvertito gli economisti seri anche degli statunitensi, non abbiamo più il fenomeno della semplice diseguaglianza, ma della polarizzazione, che vuol dire, detto in parole molto povere, a ogni ciclo, a ogni crisi, i più ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E naturalmente la collocazione dei ricchi e dei poveri sicuramente non è più una collocazione geopoliticamente statica, predeterminata. In India abbiamo la più larga borghesia, ricca borghesia del pianeta. La borghesia cinese la nuova borghesia cinese sta diventando il doppio del Giappone come numero. E abbiamo sacche di impoverimento
negli Stati Uniti e anche in Europa. E allora all'interno di questo scenario questa prima faglia sicuramente gioca un ruolo molto importante, non nego la questione materiale della diseguaglianza, e tuttavia non è l'unico conflitto. Questo per rispondere soprattutto a Carlo Sini. La dimensione, c'è una dimensione identitaria del conflitto che non è riconducibile alla logica economica. È quella che determina la ribellione contro la perdita di senso del luogo in cui si vive, fino alla perdita di senso della vita stessa, dove si forma la base di arruolamento, certo strategicamente pilotata quanto si vuole, la base di arruolamento delle centrali del terrore globale. Io evito ancora una volta l'ismo, terrorismo, no? Non mi piace qui abbiamo a che fare con una dimensione del conflitto identitario, badate bene, che c'è sempre stata nella storia, ma che oggi ha una rilevanza particolare. E per quanto riguarda l'Occidente, era dalle guerre di religione, a cavallo tra 500 e 600, che non avevamo assistito a forme di conflitto in cui individui vanno a morire. In questo caso vanno a morire giovani ragazze e ragazzi che non sono disperati perché non hanno il lavoro, perché lavori occasionali ce li hanno, soprattutto se sono dei cittadini francesi o cittadini britannici della seconda o della terza generazione, ce l'hanno il lavoro, ma non riescono più a sopportare questa forma di vita, questa forma di vuoto di senso, e si fanno esplodere. Quando la Merkel dice bisognerà trovare, per rispondere agli altri, bisognerà trovare misure più dure nei confronti dei terroristi, ma che misure più dure vuoi andare a trovare se quelli si fanno esplodere? Dico, cerca di capire prima come avvengono queste cose. Guardate bene, senza una analisi della dimensione simbolica di cui noi non disponiamo, e il modello lacaniano o le varianti del modello lacaniano servono fino a un certo punto. Il modello lacaniano è molto importante sicuramente, ma bisogna innovare su questo punto. Cioè, come accade? Cioè, è inutile che mi vengano a dire, ma lì sono diretti dal capo, dal Baghdadi. Ma che vuol dire? Ma si fanno esplodere a Parigi e a Londra. Ma c'è al Baghdadi che... Sì, ma si fanno esplodere. Spiega perché si fanno esplodere. Mica puoi spiegarlo come dicono gli amici di New York, della Columbia University, perché loro pensano di andare in paradiso e dunque il modello utilitarista ancora regge. Ma reggerebbe allora anche per Madre Teresa di Calcutta con questo tipo di ragionamento. Non ha senso più. Se tutto è utilitarismo, nulla è utilitarismo. Ma dobbiamo spiegare che cosa avviene, e non l'abbiamo ancora spiegato che cosa avviene. E questo è il secondo livello di conflitto. Terzo livello, quello secondo me strategicamente più rilevante, e io sono convinto che nel terzo livello non gioca più un ruolo l'area islamica, che non ha un'alternativa globale, ma le altre aree, che è un tema questo che stiamo cercando da anni di sviluppare con mio caro amico Etienne Balibar, il fenomeno che noi chiamiamo degli universali in conflitto. Abbiamo grandi aree, che non sono soltanto i grandi spazi di Carschmitt, che Carlo Sini conosce molto bene,
ma sono stati continente che rappresentano civiltà ancora più antiche dell'Europa. La Cina, l'India, per altri versi la Russia. Se andate a vedere poi un altro stato continente, il Brasile, che hanno delle visioni del globale diverse da quelle dell'Occidente, declinazioni del globale diverse da quelle dell'Occidente. E il XXI secolo sarà segnato probabilmente da questo fenomeno degli, che noi chiamiamo degli universali in conflitto, che può essere recuperato unicamente da un Occidente che sia in grado di promuovere realmente l'universalismo della differenza. Ma per fare questo ci vuole un po', era la provocazione di Carlo, che io traduco nei miei termini, senza una grande politica col cavolo che riusciamo a far qualcosa senza una grande politica. È la politica che deve fare, cioè una politica che sia in grado di volare alto, di produrre una effettiva rappresentazione del mondo globale. E andiamo a dircela tutta fino in fondo. Io sono universalista, ma i due bracci secolari del universalismo applicato alla politica sono falliti. E diciamo pure quali. Il modello di inclusione nella comunità e nella cittadinanza assimilazionista repubblicano e il modello multiculturalista a mosaico. Il modello Republic e il modello Londonistan sono entrambi falliti. Uno è il modello del grande Stato-nazione per eccellenza che è la Francia, e l'altro è il grande modello della imperiale britannico, fondamentalmente britannico, che tiene insieme col divide e timpera i diversi gruppi. Questi due modelli di inclusione, come si dice, nella cittadinanza sono falliti e producono paradossalmente, pur essendo agli antipodi nel modo di organizzare la sfera pubblica, producono lo stesso tipo di conflitto, lo stesso tipo di ribellioni di tipo identitario, le stesse esplosioni che vengono definite coi termini generici di fondamentalismo e di terrorismo. Un modello alternativo noi l'avremmo in Europa, che sarebbe il modello della civitas, e qui faccio una provocazione anche approfittando della presenza di Mario Veggetti. Forse il modello civitas in questo è diverso dal modello polis, e mi riferisco qui a un provocatorio e bellissimo saggio di Émile Benveniste, che esce per la prima volta, poi viene raccolto nel secondo volume dei saggi di linguistica generale, ma esce per la prima volta nella Festschrift, a proposito, in onore di Claude Lévi-Strauss, dove lui non cita mai Lévi-Strauss secondo il modello, ma ed è intitolato Due modelli linguistici della città, e dice però una cosa: qual è il termine greco per cittadino? È polites, che deriva da polis, polites. E invece civitas, il rapporto a civis ci mette davanti a un paradosso,
Civitas deriva da civis, e cioè la comunità diciamo politica romana non è precostituita rispetto alla attività e all'interazione dei cives. Vedi che sono un po' anche liberale, nel senso che non esiste comunità se non prodotto del modo in cui si relazionano fra loro, certo anche conflittualmente, i cives. Io ho trovato questa cosa molto bella, molto bella. E il che significa che probabilmente dovremmo ripartire da questo, diciamo, modello di politica. E lì ha ragione Carlo, è inutile che noi pensiamo a un qualcosa di esterno che normativamente ci costruisce. È la nostra esperienza relazionale, le nostre pratiche relazionali che devono riuscire a creare la nuova dimensione della città. Io penso che il futuro del globale, del mondo globalizzato, o dei mondi globali, perché gli universali in conflitto stanno ad indicare che abbiamo vari mondi, varie opzioni di mondo globale, allora io penso che il futuro ha a che fare molto più con la politica che emerge dalla dinamica costitutiva delle città, che non invece dal modo in cui sono stati appunto costruiti e si sono formati in Europa gli stati nazione sovrani. Tutto qui. Grazie Giacomo. Abbiamo dei vincoli di tempo, 10 minuti precisi, sì, perché poi c'è l'ultimo treno da andare a prendere. Io chiederei, però mi sembra doveroso, a Mario o a Carlo se vogliono riproporre qualcosa. No, allora qualche domanda rapidissima, mi raccomando. Ciao. Qualche, prego, raccomando rapidità per permettere risposta. Vediamo se c'è anche un'altra domanda per semplificare il lavoro. Prego. Signora, prego. Faccia la cortesia. Attenta al microfono. Io dico la verità, ho capito poco. Ho capito poco di tutto. E mi sono trovata, direi, di fronte gli enigmi che sono quelli che mi spaventano di più. E allora ha capito, scusi. Allora ha capito tutto. Sì, ma questo è un dramma, perché se tutto diventa, se la differenza dell'universale diventa un enigma, in pratica la possibilità di intervento nell'enigma non c'è. Quindi non c'è l'individuazione di una possibilità operativa. E non capisco come mai si riduca tutto a un enigma, la differenza dell'universale diventa un enigma, quando è molto chiaro, a mio parere, io gli enigmi non li vedo, ma sarà la mia vista, direi, che è ridotta. Forse chi vede di più vede gli enigmi, ma chi vede di meno gli enigmi non li vede, perché non c'è la differenza, non c'è la differenza enigmatica, ci sono gli sfruttati e gli sfruttatori, c'è un universalismo degli sfruttati, c'è un universalismo
della mancanza di attenzione al bene comune. Questo non è un enigma, l'abbiamo sotto gli occhi tutti, direi, e l'ha dimostrato, direi, anche lei con i molti conflitti, direi, che ci sono. Questo non è un enigma. E quindi, se ci sono gli sfruttati, se ci sono le persone che non ricevono, direi, adeguata attenzione nella comunità, questo non è un enigma. Ed è giusto, direi, indicare la strada per risolvere il problema, la strada per andare non verso una differenza che è un enigma, ma verso un'uguaglianza. Grazie, signora. Hai, so, provo a rispondere. Hai 6 minuti di tempo. No, una cosa. Io non ho detto che l'enigma sta nei conflitti. Io ho detto che l'enigma sta nel modo in cui funziona il meccanismo della globalizzazione, perché qui nell'ambito filosofico abbiamo una spaccatura molto netta tra quelli che sostengono che il potere è in grado di fagocitare tutto e che c'è una dimensione anonima del potere globale che assorbe tutto, che sfrutta a vantaggio proprio anche i conflitti, anche le contraddizioni, eccetera. E invece la mia posizione è che esattamente agli antipodi. Noi abbiamo a che fare con un'elite globale che non è in grado di capire i meccanismi di funzionamento del mondo. È per quello che siamo messi molto male. E allora i provvedimenti che vengono presi sono dei provvedimenti occasionali, non decisionisti, ma occasionali. Quindi siamo messi abbastanza male da questo punto di vista. Abbiamo una elite di 5.000 persone che lavorano con gli algoritmi applicati al governo politico e che sono un po' l'elite trasversale in tutto il mondo, dico, sono cinesi, indiani, statunitensi, anche brasiliani, anche italiani alcuni di questi, che però non sono, hanno una notevolissima capacità performativa nelle misure che loro propongono, ma una praticamente nulla capacità di diagnosi, una capacità diagnostica nulla. Non sono riusciti a prevedere la crisi del 2007, non riescono a prevederla. Non riescono a vedere come le dinamiche economiche si innescano e come esse interdipendono con la situazione soggettiva. Quanto alla sua posizione, io la mia posizione l'ho già detta, però la ribadisco in maniera più forte. Stando alla produzione di ricchezza e di potenza scientifica e tecnologica del pianeta, io sono da tempo convinto, con i miei maestri francofortesi, che le condizioni oggettive per la liberazione dall'umanità sono da tempo già date. Se invece si mantiene questa situazione di squallore, è per ragioni di puro potere. Bene, possiamo chiudere così la nostra discussione. Io, come dire, ringrazio tantissimo i nostri interlocutori. Grazie, è materia di riflessione. Devo scappare. E ricorrere, sì. Devo correre. E ricorrere. Però ce la fai. Vabbè. No, va bene. Quella su Machiavelli è confermata, chi è che c'è in italiano? Non c'è più.